Ciao a tutti ragazzi, siamo i My Personal Pizza. Vuole farlo in falsetto? Ciao a tutti ragazzi, siamo i My Personal Pizza. E posso... volevo suggerirglielo io a sto punto per vendicarmi. Loro sono Stefano, Tyler, Simone, Lorenzo e Cri. E si sfideranno in Scherzi Bastardi. Adesso inizia a parlare in falsetto. Parla in falsetto. Vi ringrazio. Ciao a tutti ragazzi, siamo i My Personal Pizza. E forse tu come... sembri Mickey Mouse. E forse come avrete capito dalla mega sigla, oggi vi parleremo di... Scherzi Bastardi. E qua ci starebbe di nuovo la sigla. Cos'è Scherzi Bastardi? Vai Cristina, parlaci di Scherzi Bastardi. Cos'è un'interrogazione? Vai, sentiamo cosa il candidato... Allora, Scherzi Bastardi nacque nel 2015. Brava. In quel di Verona. Giusto, bravissimo. Idea di Stefano Baglio. Stefano Baglio, che ricordiamo è un noto narcotrafficante. Su che canale fu pubblicato Scherzi Bastardi? Sul canale di Stefano Baglio. Bravissimo. Parteciparono i miei personal... Tuttora, bravissimo, perché è importante la cronologia dei fatti. My Personal Pizza, Stefano Baglio e Tyler Strikes. Fa molto bene il riferimento a Tyler Strikes. Grande personaggio della letteratura. Ciao Tyler. Tipo che parole consiste in: a turno due di noi vestono i panni di suggeritori. Bravissima. Uno invece da vittima. Brava. I suggeritori suggeriscono in maniera bastarda. Ma domanda trabocchetto, la vittima in questo caso si trova a suo agio a dover interpretare i suggerimenti? Allora, o diciamo che cerco di ragionare, no? Perché adesso così non in base so. Anche a quanto studiato nelle altre materie e nel resto del quadrimestre. Basta! I suggerimenti sono bastardi, quindi la povera Ma non riesco più ad uscire dal personaggio. Continuiamo noi la lezione. Come abbiamo detto, ci siamo trovati a dover affrontare situazioni poco gradevoli, diciamo, che adesso commenteremo dal nostro punto di vista. In particolare abbiamo scelto il nostro sketch di noi preferito, il nostro suggerimento preferito e lo sketch nostro preferito fatto però da qualcun altro, che proprio sono dei nomi che sono fatti apposta perché non adesso, si capisca un cazzo. Infatti adesso metteremo i titoli e forse capirete qualcosa. La nostra scena preferita è quella di Cree, in cui nel primo episodio, in particolare nelle petizioni imbarazzanti, l'abbiamo mandata da questi tre ragazzi. In realtà qua la cosa particolare è che prima mi mandano da una signora. Se lei va da qualcuno, mi dà la firma per un qualcosa di... Mamma mia, questa o è pazza o non sa cosa fare tutto il giorno. Parentesi, io non ho mai fermato nessuno in vita mia, un passante, per fargli un prank. E ho trovato la signora che di professione faceva... Petizioni, no? Quindi la più grande cagacazzi. Ovviamente ha iniziato a dirmi: signorina, lei non è professionale, dovrebbe avere cose più. E io ero là, tipo, lei povera, aiutatemi. Tra l'altro con questo accento che metteva molto a tuo agio, sembrava la Merkel che dichiara guerra ai posti. Prima che si chieda delle firme a qualcuno, si dovrebbe avere un'informazione. Dopo, per fortuna, ho trovato tre ragazzi molto carini e simpatici. Che si sono innamorati all'istante di Cree. Ma no. Sì, vi chiedo se potete firmare, per favore. Anzi, tutti e tre sarebbe fantastico, sì, davvero, sì. Grazie. Solo perché ce l'hai chiesto te, però. Infatti, il ragazzo col cappello si è innamorato palesemente di te. Uno come te dovrebbe raccogliere mille firme. Infatti, tu a una certa hai detto: tipo, a me piace. Voi mi avete detto di dire. Dio quello più piccolo che è carino. E lui... Ma potete vedere proprio la faccia, il momento esatto in cui lui ci resta di merda. Ah, chi lui? Ah. Comunque, come tu sei molto carino. Chi? Ah, ti piace lui. Tutti i suoi soldi. Lui si era già immaginato 66 famiglie con Cree. Ed è morto dentro in quel momento. Però ragazzi, la cosa più bella per cui abbiamo scelto veramente questa scena è che appunto Cree era la prima volta in cui facevo un prank. E poi l'ha fatto benissimo. Perché sì, la cosa del falsetto è venuta benissimo. Da Dio. A te se non mi piace tanto falsetto. Capello? Da lui. Ah ok, va bene. Scoppia a ridere. Ridi tantissimo. Comunque mi chiamo Cristina. Ridi come una matta. Adesso torna seria. Brava Cree.
Invece il nostro suggerimento preferito eravamo io e il mitico Tyler, che suggerivamo a Lorenzo. Stanno piscine addosso. Arrivederci. Scusi, ho il colera. Abbiamo tirato fuori queste domande che dovevi fare, insomma, alla vittima, al passante. Dovevi chiedergli in che modo utilizza le banane, no? Se lei compra 3 banane, in media, quante di queste se le mangia veramente? Se lei compra 3 banane, in media, quante di queste se le mangia veramente? Circa. In media, una. Cioè diciamo una, e le altre due? Le butto. Le butta, giustamente. Mi volevano far implicare che questo signore ci infilasse le banane nel culo. Ma no, nessuno dice, nessuno intendeva però quella. Il signore con una classe improbabile. Non io non ho neanche capito se il signore avesse capito il fatto che io stessi dicendo che lui no, si mette le banane compensa. Lui le butta. Le butta. Cioè, ma non ha senso. Quante di queste ne mangia? Una e le altre le butto. Le butto nel culo, probabilmente. In particolare a me la parte che faceva più ridere di tutte è stato quello in cui perché sei abbiamo... bastarda e te la sei inventata, sì, tu. Ti abbiamo costretto a fare la magnum. Cagliati gli occhiali e fagli la magnum. Lei va da un fruttivendolo e ordina delle banane. E cosa fa? Le ordino. Le ordina. 3 banane. 3 banane. Dopo le porta in casa. Rifallo, rifallo. Sì. E cosa fa? Una la mangio e le altre due le butto. Giustamente. L'avevo detto. Salutiamo Ben Stiller e ciao, Wilson Stiller, che ci guardano e ci seguono. Esatto. Vai, fai vedere la mangio. Fai anche tu, no? Vai tu assieme, tu assieme, vai. Uno, due, tre. ma che quella che la fa meglio. Beh, chi la fa meglio commentate sotto. E dopo il bello è che dalla magnum si è la cosa degenerata. La cosa degenerata e abbiamo cioè Tyler in questo caso ha avuto l'idea di farti fare toglierti gli occhiali, e fare no? La e fare la da Orazio Kane nei suoi migliori momenti. Bellissimo. Quindi ci interessa sapere se quelle 2 banane vanno nell'umido. Togli gli occhiali urlando yeah alla CSI. Nell'umido. Yeah! Ottima domanda, perché l'umido è giusto per il riciclaggio. E allora là noi eravamo davvero morti dal ridere. C'è stato. Quindi davvero... queste sono state, diciamo, i suggerimenti dentro il suggerimento principale. Sì, quindi rendetevi conto quindi... di quanto è complesso questo format. Invece lo sketch preferito fatto dagli altri è quello fatto nel 3° episodio da Stefano, in cui ha dovuto fare delle domande per questa intervista particolarmente moleste. Sì, era tutta una combinazione bella alla fine. Sì, perché a me piaceva anche come è iniziato lo sketch, no? Perché c'era... cioè, già la prima domanda era talmente lunga, no? Da parte di Tyler, che si vede proprio un momento di imbarazzo generale, tutta la piazza. Create mai palle di mucco dal naso per poi appiccicarle sotto qualche mobile in casa? Stefano che fa così. Di mucco dal naso. Stefano, poi immaginatevi la scena, posso farvi un'intervista? Sì. Fa questa prima domanda di rito, dopodiché questi che aspettano la domanda è Stefano. Di mucco dal naso. A me Stefano fa sempre un casino ridere, perché di tutti noi è sempre quello che prende questa cosa di scherzi bastardi con più serietà. E quindi anche se sta facendo una domanda sulle palle di mucco dal naso, lui è estremamente professionale, fa. La seconda domanda è, ti stacchi mai delle palle di mucco dal naso per poi appiccicarle in qualche posto in camera? Ti stacchi di nascosto? No, no. No, ci giocate magari a basket, sicuri? Ma quindi voi, sembra tipo l'intervista della poesia del venerdì, ma l'analisi letteraria delle palle di mucco. Comunque la cosa, in realtà, il vero highlight di questo sketch è la domanda che viene fatta a Stefano, questa qua. Ok, ultima domanda. Ok, adesso l'ultima domanda, ragazzi, la più importante. Secondo voi ho la faccia da uno che c'ha il pisellino piccino picciò? Tra l'altro io e Tyler ci tenevamo così tanto a fare questa domanda cattiva a Stefano, perché voi dovete sapere che le domande ce le siamo preparate tutti quanti prima su dei gruppi di WhatsApp. Ne abbiamo fatto uno per ognuno di noi. Sì, 5. Abbiamo tipo 5 gruppi WhatsApp per scherzi bastardi, in cui ci inventavamo appunto queste domande. Le domande, esatto, e le cattiverie, esatto, da fare agli altri. Questa qua veramente ci faceva un casino, sì. Tanto che io e Tyler prima abbiamo fatto carta, forbice, sasso per chi dei due gli avrebbe fatto questa domanda cattivissima. Io voglio fare. Se invece la giochiamo per i dispari. Ragazzi, ce la facciamo. Carta, forbice. Ciao! Stefano, abbiamo vinto che ti fa lui la domanda cattiva. Però posso dire, la reazione dei tipi non è stata chissà che. È vero, io mi aspettavo, sì, proprio che loro piangessero. Mi provo a la faccia di Stefano mentre vi.
La faccia di Stefano rassegnatissimo al suo destino, che chiede appunto se si vede chi è il pisellino piccino picciò. Ho la faccia da uno che ha il pisellino piccino picciò? Lui ne sa di più. Tu ne sai di più? C'ho la faccia da uno che ha il pisellino... Non siamo due puttane. C'ho la faccia da... Io ne so. Grazie. Sono problemi. Bene, questi erano secondo noi i momenti più divertenti dei primi tre episodi di Scherzi Bastardi. Continuate a seguirci perché prestissimo uscirà sul nostro canale la mia punizione che dovrò scontare giusto per abbassarmi ancora di più la dignità. Ma hai appena fatto uno spoiler pazzesco a tutti quelli che non hanno visto Scherzi Bastardi. Cazzo, scusatemi. Comunque, se questo video vi è piaciuto, fatecelo sapere con un bel mi piace, come sempre. E commentate e soprattutto scrivete la scena che secondo voi era la più divertente o quella che vi è piaciuta di più. Dopo, ovviamente, aver visto tutti e tre episodi, che trovate in descrizione i link, appunto, cioè, qua sotto dei in video. Descrizione, esatto, trovate il link ai primi tre episodi di Scherzi Bastardi, il link al canale di Stefano e il link al canale Italia. Quindi fatevi questo mega giro, tanto adesso non avete un cazzo da fare, no? Esatto, guardate la giornata libera. Scherzi Bastardi, mi raccomando. Perché continuerà. Quindi cosa possiamo dire? Ciao a tutti e buona pizza!